Claudio Varisco al G1 per la sua terza mostra personale in questo studio, una mostra che ha un buon successo, ma sulla quale vediamo anche delle cose nuove rispetto a quello che avevi portato nelle volte precedenti. Buongiorno a tutti, buongiorno Michaela. Sì, è il terzo anno che io espongo presso la Galleria d'Arte G1 in Cale San Giacomo a Chioggia, e in questo mio terzo anno ho presentato opere in monocromatico, sempre tutti acquerelli, utilizzando due colori della Danny Smith, che sono due colori granulati. I soggetti che ho proposto sono sempre legati a Chioggia, soprattutto legati alla Chioggia di un tempo, presa da foto vecchie, insomma, che mi fanno rivivere, mi fanno diventare anche giovane, mi fanno ritornare giovane per quelle cose che, insomma, tutti ricordano, tutti piacevano, ecco. Però non sono soltanto disegni da studio, sono anche disegni che sono stati fatti dal vero. Sì, fra queste c'è anche comunque un'opera che ho esposto e deriva appunto dalla partecipazione a Riva Vena, l'ultima estemporanea che abbiamo fatto qui a Chioggia nel primo di settembre, e con il Ponte di Vigo e i Bracozzi di un tempo, che poi ho aggiunto perché comunque hanno riferimento alla Chioggia di un tempo. Mi piace. Restando in linea col discorso che avevamo fatto prima. Esatto, sì, proprio restando in linea. Tu hai fatto dei, te lo dicevo anche prima, hai fatto dei notevoli progressi, ma riesci a dedicare tutto il tempo che vorresti a questa tua passione? La rendo compatibile con la mia attività lavorativa, insomma, che comunque... Che non è, ricordiamolo, un'attività semplice. Non è un'attività semplice, che mi impegna sia mentalmente che fisicamente, però mi dà la possibilità, eventualmente, quei pochi spazi in cui riesco ad ritagliarmi, di mettere fuori dei lavori, insomma, con l'acquarello, una tecnica che mi piace tantissimo, tirare fuori dei lavori, insomma, che mi derivano proprio da dentro, dalla passione, dal piacere, dal cercare un momento mio di benessere personale che mi faccia manifestare tutto questo, insomma. Devo essere felice e contento che ho questa possibilità, questa mia predisposizione, perché, ripeto, io sono un autodidatta, senza nessun studio accademico, quindi ritengo, sì, di aver raggiunto un buon livello, però non mi sento arrivato e voglio esplorare e fare altre cose nuove anche. Diciamo che nella sua apparente semplicità l'acquerello, perché è una tra le tecniche più difficili, dovendo essere veloce, ha mille sfaccettature, perché non è soltanto l'utilizzo semplice del pennello, ci sono tantissime tecniche che si possono applicare, e per imparare ad averne padronanza ci vuole del tempo. Ci vuole tempo, pratica, esercizio, tentativi errati, assolutamente sì, tanti, bisogna farli, perché altrimenti non si impara, anzi si impara più da quelli che escono subito bene. Fino a quando resterà aperta la mostra? La mostra è aperta fino al 30 settembre, con orari dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, tutti i giorni, compresi la domenica, e io sono ben felice di invitarvi e vi aspetto. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.